Quello che sarebbe dovuto essere l'anno della riscossa biancorossa si sta fin qui rivelando una stagione deludente. La sconfitta col Carpi di sabato scorso è la numero 8 di questo campionato, oltre ad essere la seconda consecutiva sotto la gestione di mister Nicola. Una squadra spenta e con poco carattere, questa è la fotografia attuale del Bari, compagine incapace di creare nitide occasioni da rete se non su calci da fermo. Gli emiliani del Carpi hanno avuto per lunghi tratti il pallino del gioco, sfiorando in almeno due occasioni il gol del vantaggio. La rete subita da parte del solito Mbakogu ha evidenziato ancora una volta i limiti difensivi dei biancorossi, incapaci di organizzare una degna reazione al cospetto di una capolista non irresistibile. Certo, il gol dell'1-1 annullato clamorosamente a Caputo avrebbe dato una spinta in più ai Galletti, che sono apparsi ancora ingabbiati in un blocco psicologico ricorrente nelle ultime settimane. La sensazione è che pochi calciatori siano disposti a lottare. Urge una svolta e Davide Nicola sa che dovrà lavorare ancora sodo. Intanto i tifosi, dopo l'ex tecnico Mangia, hanno preso di mira il capitano Ciccio Caputo, a secco da diversi turni e fischiato per tutta la partita. Per mister Nicola si prospetta un miniciclo decisivo fino alla sosta natalizia che permetterà di dare un giudizio più completo su quelle che sono al momento le reali potenzialità della squadra biancorossa. Le sfide contro Cittadella, Latina e Brescia in particolare hanno il sapore di veri e propri scontri diretti, prima ancora del successivo impegno interno contro lo Spezia dell'ex DS Guido Angelozzi. Tutto l'ambiente aspetta il mercato di riparazione di gennaio per cercare di invertire la rotta, confermata dalle emblematiche dichiarazioni di fine gara di mister Nicola, che ha candidamente ammesso di non voler pensare ai play-off, ma solo ai limiti strutturali che a suo dire impedirebbero al Bari di produrre qualcosa di più. In attesa dei rinforzi del mercato di gennaio sarà comunque fondamentale cercare di dare il massimo prima della sosta invernale. Dicembre, con ogni probabilità, si rivelerà decisivo per le ambizioni stagionali dei biancorossi, oggi sbiadite e messe seriamente a repentaglio. Per sabato prossimo, nella sfida di Cittadella, tanti i dubbi di formazione che accompagneranno mister Nicola in questa settimana. Il tecnico piemontese, infatti, dovrà fare a meno dello squalificato Sabelli e dell'infortunato Calderoni. Da monitorare, invece, saranno le condizioni di Defendi e Romizzi, quest'ultimo uscito malconcio dalla sfida di sabato scorso.